Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi è mercoledì e il mercoledì è il giorno dei libri. Qui su Strategia Digitale presentiamo dei libri, parliamo dei libri, ce li scambiamo, ce li regaliamo e soprattutto cerchiamo di capire quali sono i libri che possono facilitare nella modalità pensiero lento. Penso che la maggior parte di voi sappia quello di cui sto parlando, quel pensiero che non è stimolato dagli schermi, dalle interazioni sui social media, ma vive nella tranquillità della lettura, a volte disteso, messo in posizione comoda, e si nasconde tra una pagina e l'altra nelle ispirazioni che la lettera scritta ancora può darci abbondantemente. Bene, soprattutto ci impegniamo a capire quali sono i libri che possono stimolare il nostro pensiero lento e portarci ad accrescere la nostra creatività digitale e ad ampliare le nostre possibilità di utilizzo consapevole del digitale. Oggi, ragazzi, potremmo dire in una maniera elegante: gioco in casa. Altri direbbero me la canto e me la suono, perché vi voglio presentare un mio libro, l'ultimo mio libro, l'ultimo pubblicato. Si intitola Fare Podcasting ed è dedicato ad insegnare a come guadagnare visibilità, autorevolezza attraverso il podcast creandolo da zero. Quindi è un vero e proprio manuale strategico di podcasting, non tanto per capire quale cursore del mixer devo spostare su e giù per far venire il mio podcast come un programma radiofonico, ma per capire come utilizzare il podcast per fare business attraverso il mondo digitale. Lo presento tra un secondo, prima però vi ricordo che strategiadigitale.info è il nostro punto di ritrovo online. Strategiadigitale.info è il luogo dove trovi i link a tutte le puntate del podcast, la ricerca tra tutti i 700 e più episodi, la possibilità di scaricare l'applicazione dedicata di Strategia Digitale, insomma tante tante cose, compreso il canale Telegram. Ci vediamo quindi su strategiadigitale.info con te o con gli amici ai quali vorrai consigliare Strategia Digitale. E ora bando alle ciance, perché è arrivato il momento di scoprire insieme il libro di oggi, Fare Podcasting. Ero un pochino imbarazzato a fare questa puntata e stamattina chi segue il canale Telegram ha sentito l'annuncio della puntata e dicevo: vabbè, ma oddio, fare la puntata sul mio libro. Però ci tengo a condividere una gioia. Siamo una community, bene, è il luogo dove possiamo condividere le cose che ci rendono felici. A me questo libro mi rende felice, mi rende contento. Non vi dico che faccia avevo st'estate quando ho chiuso, ho premuto il tasto definitivo pubblica e sono tornato a casa e mi sentivo leggero, contento, non tanto per aver terminato una grande fatica, un libro al quale ho lavorato per più di un anno, ma per avere la consapevolezza che da oggi c'è uno strumento concreto, semplice, alla portata di tutti per poter iniziare un percorso da podcaster. Quante persone in questi anni ho incontrato e mi hanno chiesto consigli, mi hanno chiesto indicazioni, mi hanno chiesto supporto psicologico, mi hanno chiesto supporto strategico, pratico, consulenze per avviare il loro podcast. Con questo libro ho condensato tutto ciò che ho imparato, ma soprattutto tutto ciò che avrei voluto sapere il primo giorno da podcaster. Mi permetto di autoleggermi in un passaggio dell'introduzione dove ho scritto: in silenzio davanti al computer, senza riuscire a dire una parola, il giorno in cui ho registrato il mio primo podcast mi sembrava di non aver nulla da dire e sono stato sul punto di rinunciare. Poi però mi sono fatto coraggio, ho iniziato a parlare e non ho più smesso. Migliaia di messaggi dagli ascoltatori in questi anni mi hanno confermato che ho fatto la cosa giusta e che, trovando il coraggio di fare podcasting, ho cambiato in meglio l'avventura digitale di tante persone. In questo libro ho scritto tutto ciò che avrei voluto sapere quel primo giorno da podcaster per evitare errori, cogliere opportunità e avere una strategia per ottenere dal podcast ciò che desideri. Ecco, questo è stato il mio obiettivo: fare in modo che il giorno in cui decidi di fare podcast
la scelta finale non sia invece quello di abbandonare tutto. Fare in modo che il giorno in cui decidi di metterti in gioco, metterti davanti al microfono, cominciare a parlare, quel giorno sia il primo giorno del tuo podcast e non sia un no, vabbè, lasciamo stare, non so da dove iniziare, ma poi dove vado a finire. Ecco, perché ci sono tantissime scuse che le persone si mettono davanti pur di non iniziare veramente un podcast. C'è un personaggio che si chiama Andrea Ciraulo, creatore del podcast Passione Podcast. Molti di voi lo conoscono bene, sono suoi ascoltatori e colgo l'occasione per salutarlo, perché anche lui è un ascoltatore di Strategia Digitale. Bene, la storia di Andrea è esemplare. Andrea un giorno mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: Giulio, ho ascoltato un tuo podcast dove consigli di passare all'azione, di non stare sempre lì ad ascoltare, imparare, documentarsi, ma sporcarsi le mani con le cose che vogliamo fare, e l'ho fatto, mi sono lanciato. Bene, Andrea si è lanciato in un mondo imprevedibile e in un modo imprevedibile ha avuto tantissimo riscontro, tantissimo successo, tantissima attenzione da parte dei tanti che sono diventati i suoi ascoltatori. Il concept del suo podcast molto semplice: imparare a fare podcast sbagliando al posto degli ascoltatori, quindi creare valore per gli altri trasformandosi in un vero e proprio porcellino d'India, un qualcuno che sperimenta al posto degli altri per condividere le sue scoperte. Questo è solo uno dei tanti podcast, delle tante idee, dei tanti progetti di comunicazione che sono nati e fioriscono attraverso il podcasting. Nel mio libro ne ho raccolti tanti, perché è solo sulle storie delle persone reali e non sulle teorie che possiamo costruire la nostra strada. Allora, come ho voluto impostare questo libro e come penso che possa il libro portare per mano chi vuole iniziare a fare podcasting nel trasformare un'idea, un'ispirazione, una simpatia in un vero e proprio progetto? Prima di tutto c'è una parte dedicata alla strategia. Lo sapete, sono un fanatico della strategia, non c'è tecnologia se prima non c'è strategia, e quindi parlo di inbound marketing, di content marketing, di brand positioning, di marketing funnel, della scelta tra video e podcast in questo momento specifico storico. Quindi tutta la prima parte è dedicata alla strategia. La seconda parte è dedicata al grande timore di chi non è un radio amatore, che sono gli strumenti. Oddio, e ora che microfono dovrò prendere? Quali sono le migliori cuffie? Quale software devo utilizzare per il montaggio? Io avrei per molti versi evitato una parte così tecnica, perché poi i software cambiano, gli strumenti evolvono, però ho sentito la necessità di parlare anche proprio di microfoni e di cuffie per dare delle indicazioni a chi vuole iniziare, e al tempo stesso per ridimensionare l'importanza degli strumenti tecnici. Infatti il primo strumento del quale parlo è proprio la voce. La voce è uno strumento importantissimo ed è il vero e proprio centro dell'attività di podcaster. Infatti, diversamente dalla radio, come in questo momento, molti podcaster non mettono sotto al proprio parlato una base musicale. In questo momento mi stai sentendo in bianco, come se la mia voce fosse nuda, senza vestiti musicali, eppure sul podcast, nel mondo del podcasting, questa cosa funziona benissimo. La terza parte è dedicata ai contenuti, i contenuti di valore. Allora, come si creano sti contenuti di valore? Quali sono i formati editoriali, quali sono le fonti, come si fa ad attingere alle fonti, dove trovo le informazioni? Bene, tutto è raccolto qui dentro per poi portare verso la quarta parte, che è quella più tecnica, sulla registrazione, sul montaggio, sulla post-produzione. Come faccio a montare, a pulire, a metterci la sigla, a metterci la musichetta sotto al mio podcast? Dopo, la sezione successiva è dedicata alla pubblicazione e alla distribuzione, quindi su tutte le piattaforme, Spreaker, iTunes, come faccio a embeddare, inserire, condividere il mio podcast sulla mia pagina social, sul mio blog, come faccio a creare un'app o a distribuirlo tramite web radio o radio FM. Sono tutti canali distributivi che possono far parte della mia strategia. Non c'è distribuzione se non c'è marketing e promozione. Ci ho tenuto a inserire anche due ultime sezioni, quella dedicata al marketing e alla promozione e quella dedicata alla monetizzazione, cioè come tirar fuori i soldi dal podcast. Perché per molti di noi il podcast è uno strumento, ma deve essere uno strumento sostenibile.
Cioè, non posso continuare a investire, 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 comprare, dedicare tempo al podcast se alla lunga non ho un ritorno. E allora questo ritorno lo posso avere tramite la monetizzazione e posso avere un ritorno in tempi più brevi se imparo a fare marketing e promuovere in maniera efficace il mio podcast, in modo da fare sempre lo stesso podcast, dedicare lo stesso tempo, la stessa energia, ma avere un riscontro molto più ampio. Voglio, per concludere, ringraziare per questo libro tante persone, prima tra tutti Marzia Tomasin, la mia compagna di mastermind ghostwriter e web copywriter, che ha avuto grande parte nello sviluppo del testo di questo libro. E poi i miei compagni di mastermind che mi hanno sostenuto, le persone, i colleghi che mi stanno intorno, ma soprattutto gli autori del libro. Dici, scusa Giulia, ma l'autore non eri tu? Sì, l'autore sono io, mi ha aiutato anche Franco Solerio di Digitalia con la sua prefazione generosissima, ma i veri autori di questo libro sono i podcaster. Infatti, da quando nel 2016 ho organizzato il primo festival del podcasting, da ogni podcaster ho raccolto delle informazioni, gli ho fatto delle domande, delle domande anche quelle più tecniche, ma che microfono usi? E delle domande più strategiche, ma come hai organizzato la tua lead generation? Come fai ad avere i contatti degli ascoltatori? Come risolvi il problema della distribuzione? Come coniughi video e podcast nella tua strategia? Tutte queste domande fatte alle persone reali, ai podcaster reali che fanno podcast giorno dopo giorno, che si scontrano con le difficoltà e le risolvono in maniera molto empirica, mi hanno permesso di avere un minimo comune multiplo, di individuare dei tratti comuni, dei pattern, delle strade scelte da più persone perché più efficaci, e mi hanno consentito di raccoglierli anche all'interno di questo libro. Quindi un grandissimo grazie a tutti i podcaster, a quelli che sono stati podcaster nel passato che mi hanno consentito di scrivere questo libro, ma anche a tutti i podcaster del futuro che mi consentiranno di renderlo uno strumento utile, aggiornarlo, parlare del podcasting nei prossimi anni, e magari tra questi podcaster ci potresti essere anche tu. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Non posso esimermi dall'indicarvi, numero uno, che tra le note dell'episodio c'è il link diretto per acquistare il libro su Amazon in versione ebook e in versione cartacea. Ragazzi, non dovrei dirlo, mi dovrei mordere la lingua in questo momento, ma lo sapete che non ho freni, non ho filtri, ve lo dico. Questo libro è stato proposto a varie case editrici, ne faccio i nomi, ma sì, dai, diciamolo, a Flaccovio, Francoangeli volevo dire, a Epli, a Mondadori, e una di queste case editrici in particolare mi ha detto: no, guarda, non ci interessa questo titolo perché secondo noi vende poco. Ecco, per dire come il digital è quello che può cambiare i giochi, il game changer per molti di noi, questo libro pubblicato attraverso il self-publishing su Amazon, un'opportunità offerta a tutti noi, ha venduto più copie di un altro libro che ho pubblicato con l'Aggiunti, solamente che questo le ha vendute in 2 mesi, quello con l'Aggiunti sono 2 anni che sta sul mercato. Quindi all'anima del venderà poche copie. Ma questo lo devo ringraziare, per questo, voi, ascoltatori di Strategia Digitale. Quindi se volete acquistarlo, se volete regalarlo, è disponibile sia in versione ebook che in versione cartacea su Amazon, con una piccola sorpresina, con la possibilità di avere accesso gratuito anche al corso online su Udemy intitolato Fare Podcasting, dove ho la possibilità di imparare, di fare pratica su tutto quello che leggo all'interno del libro. Poi voglio invitarvi al Festival del Podcasting 2018. Se volete imparare a fare podcasting, se siete appassionati di podcasting, se c'è un podcast in particolare che vi piace, andate su festivaldelpodcasting.it e guardate, magari tra gli speaker trovate proprio quel podcaster che seguite. Ho sentito poco fa Carlo Annese di Piano P, che porterà molti dei podcaster, molti dei giornalisti che hanno pubblicato podcast su Piano P, da Costa a Costa, il Rishow,
lo Stato dell'Unione, il Corriere della Sera, tutti i podcast pubblicati veramente ottimi da questo editore, bene, i podcaster saranno presenti, i giornalisti di questi podcast saranno presenti all'interno del Festival del Podcasting. Quindi ragazzi, venite, l'ingresso al podcast, al Festival del Podcasting è gratuito, ma i posti non sono infiniti, cioè sono limitati, e quindi accaparratevi il vostro biglietto prima che finiscano. Festivaldelpodcasting.it, lo trovate nelle note dell'episodio. Un grazie grandissimo a tutti i produttori di Strategia Digitale, alla mia coautrice Odra Bertolone, al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it. Grazie per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.